della prima perché si tratta per la compagnia Teatro Scalzo della prima volta. Per il debutto la compagnia ha individuato in un autore che oggi devo dire va un po' per la maggiore, perché sono tutte delle farse molto divertenti, Gaetano Di Maio, e la farsa che presenteranno questa sera si intitola Gennaro Belvedere, testimone cieco, ovvero esordi fanno venire gli stici. Noi come amministrazione siamo orgogliosi di poter ospitare queste serate bellissime. Devo ringraziare tutti voi per la massiccia presenza, ho visto che abbiamo aggiunto anche quelle che sono delle sedie e quindi significa che le poltroncine sono incapienti rispetto e quindi lo spazio è incapiente, ma queste sono strutture che possono ospitare degli eventi, delle attività per fare socializzazione, per stare insieme, per fare in modo di nutrire quella mente, perché se noi andiamo a fare questo, quindi andiamo ad investire scuola e teatro o altro che vada ad investire nella cultura, sicuramente avremo generazioni future migliori e avremo un paese sicuramente.
metterà fuori fuoco, no? Se ci passa la ragazza, l'uva la vedi con un posto. Regatemi, passa un bello. Ma lo sanno mai tu quando si va a pure che c'è il po' a furia fuori per arrugnato, dove ne c'è il grano, non dico qua. Benissimo! Ieri ci mi stai girando cristiano! Tu! A questo io vi! Era un adoiello!
cadì, non impressionare, ma volte chi volte scrivito l'ove. Ditemi. Gennaro Belvedere. Belvedere. Fu Lucio e Maria Quattrocchi. La da Napoli, a Bella Vista. Via Luigi La Vista, o primo piano, dopo la vista. E quando siete nato? O 13 dicembre. O dopo Santa Lucia. Grazie. Ma perché sti signori mi hanno fatto tutte queste domande? Ah già, tu non sai niente. No. Devo fare una risata. L'avevo detto che tu non si c'è da dovere, che si accusticcia. Allora che si dice? Ma mi signore qua, ma ci vede? E come non ci vedo? E ci vedono proprio in buono buono. Ci vediamo benissimo. E allora vedete non ce l'ho la fisca, accendete la sempre che non fa la palla. Non c'è. Va bene, faccio un salto e vengo, permettete. Prego. Don Gennaro, adesso avrete una bella sorpresa. Che colore ti devo? Oggi è nato in un'infaccia e fotografie.
gli faccio i radiografi. Oggi era? Chi l'ha mandata a lunare le Woo!
capito, ma una domanda voglio fare. Ma chi è questa assassina? Ah, che ne sa? Chi le male non verrebbe? Figuratevi se pareva l'assassina. E colpetti per me. A te sta dicendo la donna, ma non è vega, compagni mio camaro, per favore. È permesso. Oh, ma Roma, ma non la compro. E chi è? Buona pezzetta. Mi hai venuto a cercare carità. E a lui, sora mia, mi chiedo la cimma. Mi chiamo Lucia. Sono una migliore di quella parte. Che non l'hanno arrestata di me sei. O devi vite soltanto cimma. E che sto qui. E che faccio di te, sta l'ultima sta marita. L'ho vista. Oggi di. Lui, sono con specchio, dopo. E 11 da me, signora mia. Mi dai questa stipenza rotta, dai. Ci sono nero, ci sono celeste, signora mia, ha già finito. Vicini, delle cavi. Non sei di chiare, lo so. A buone santo pazzo. Tieni, a carta d'acqua, sì. Tu sei di chiare, dimmi che sei quanto sono. 100, 100.000 volte, la giarice che sono cicati. 100.000, grazie. Oh, mamma, vabbè. Siamo 100 per te. A voi. Sì, aspettare un po', aspettare un po', aspettare. Vieni un po', vieni. Che? A cazzo tu, fratello, vedi? Fratellina, veramente volevo dire gemelle. Perché? A cazzo dice, vedi? Grazie, grazie. Ringraziato, signore. E quelli che disse? Questi sono se, sono migliori, ok? Come ho trattato proprio così. E se va tutta una buona? Arrivano pure i frati. E fratello mio! Giorna, ma non fai da te! La carità! Questa è la vera carità! No! No! Ma chi? Ma come lo faccio? Vieni! Ma la scogliava! No, no, no! Ma la scogliava! Tu vai lì! Io la scena di ciù! Ma va a occupare! Io non ci sto di mezzo! Ma non ci ha visto! Non voglio portare! Oh, vedi, non ha nulla!
mangiare. Quando esce un po' da fuggare, non lo conosce. Che piglia tutto, fa o palla e batta a costituire. Ah. Maronna, quanto è bello. Sapete, è un primo figlio. Vedete come l'ha battezzato? Ring, carta, c'è sì il bandito. Devi dare giù. Faccia così lui. E tu ride, primo covino maranga e cagnato pensiero. Sì, ma io sono innocente. Io ci sparo per legittima difesa. Ma io voglio sapere chi è che può dimostrare, chi può dimostrare. Io non faccio visto niente, io non ci dico. Gianna! È ritornato cieco! È ritornato cieco! Gianna, tu ci vira! Un Gesù per me, il mozzo essere cinese, non lo saggio! Gianna, tu ci amore! Mi sono passato il ghiaccio! Gianna, hai un papà e hai testimoni a figli che e hai ricevuto questo signore, ci pare che delle legittimate che sei capito? Ehi, ma poi, fratto Luvileo, non arrivano che giù a me! Arrivano, arrivano, non ti preoccupare! E allora ci venga! Ho detto a Dio, non fallisce mai, per nada, fanno venire a vista cecata. Allora, glielo facciamo dire a loro il nome. E anche il cognome.